Ciao a tutti, questo è un video serio, normale, quindi non mi rompete con l'editing se vedete qualche momento morto, non mi rompete perché è un video serio, voglio parlare con voi di questo argomento che come avete letto dal titolo è sull'articolo 13, cos'è l'articolo 13 e cosa comporterà in futuro. Allora, l'articolo 13 in poche parole è una proposta di legge dell'Unione Europea. In poche parole, diciamo in aggiunta alla legge, la regola sul copyright. Ora scusatemi se non dico bene i termini. In poche parole, la legge, regola sul copyright, che è ancora tuttora su internet, dice che se tu metti un video, una musica, diciamo, protetta da copyright, questo video o potrebbe essere bannato a livello internazionale, quindi lo vedi solo tu il video, tu che hai caricato, oppure potresti, diciamo, avere ancora il video sul web, però colui che è il proprietario di questo copyright guadagna sul tuo video. In poche parole, cosa hanno fatto con questo articolo 13? Hanno fatto sì che queste cose, diciamo, non esisterebbero più, esiste direttamente l'oscuramento del video. Quindi, qualsiasi cosa, da immagini, da meme, a video, a musica, a personaggi pubblici, personaggi creati da un'azienda di videogiochi, qualsiasi cosa che è protetto da copyright verrà oscurato, quindi tu non lo potresti più vedere. E quindi, cosa comporterebbe questo articolo 13? Potrebbe andare a eliminare il sistema di notifiche e rimozione attuale in vigore per i titolari dei diritti e delle piattaforme. Ora sto leggendo da un sito. Cosa dice, in poche parole? Che tutte le piattaforme, da YouTube ai social tipo Facebook, Instagram, Twitter, a Dailymotion e anche SoundCloud, quindi anche i produttori di musica avranno questo problema, pure Reddit, Snapchat, qualsiasi social verrebbe oscurato, quindi qualsiasi violazione di copyright verrà tolto dal sito, quindi noi non potremo vedere in futuro circa il 90% di internet perché in Europa verrà tutto oscurato, sia cose vecchie, quindi già caricate, che cose nuove. Però il problema di questo articolo 13 è che YouTube, diciamo, visto che non deve più controllare, cioè deve controllare i video frame per frame, però non lo fa più col vecchio metodo che lo faceva tramite una macchina o dei codici, ma non mi ricordo di preciso come, che controllava appunto questi video e metteva il copyright. Ora lo devono fare loro manualmente. E se vede pure una minima cosa, chiude il video, quindi verrà oscurato. E quindi YouTube, perché potrebbe oscurare il sito in tutta Europa? Perché in caso noi caricheremo un video con copyright, loro potrebbero rischiare, loro, non noi più, ma loro direttamente, loro di YouTube, pure degli altri social, potrebbe rischiare grosso, andare a finire pure in una causa legale. Perché adesso la colpa è di YouTube se noi caricheremo un video con copyright, e quindi non rischieremo più noi ma YouTube, e quindi potrebbe decidere di bloccare milioni, anzi forse miliardi di video in tutta Europa, visto che al giorno vengono caricati un botto di video sia da big che da YouTuber emergenti, sia da qualsiasi altro utente che non viene nemmeno pensato in rete.
Però ci sono altri video che diciamo non contengono copyright e quindi non vengono bloccati. Però se questa legge passa appunto in vigore, a legge TIR articolo va in vigore, in poche parole verrà oscurato quasi il 90% di internet in tutta Europa. E questa è una cosa proprio brutta da parte mia, perché io con il web ci sono nato. Cioè, sono riuscito a scoprire passioni, sono riuscito a sviluppare passioni che prima le tenevo sul mio PC e non ci facevo nulla perché nessuno li vedeva. Cioè, alla fine io me li facevo, io me li ascoltavo, io me li rivedevo. Tutto qui. E quindi si perderanno molti posti di lavoro. Si potranno perdere un sacco di cose che a noi c'era molto utile. Quindi, in descrizione vi lascio il link della petizione, se volete firmarlo. Firmatelo perché è una cosa che riguarda anche voi. Quindi, se un giorno verrà bloccato internet in tutta Europa, non saprò cosa fare, non sapremo come la gente, diciamo, prenderà questa cosa. Si potrà rischiare male. Male. La TV, diciamo, è più o meno favorevole a questa cosa, perché alla fine molti sono spostati dalla TV a internet. E quindi, per avere più pubblico, loro sono più o meno felici di queste cose. Cioè, hanno pubblico dopo, perché la gente dal web ripassa la TV. Però visto che in TV non si fa una mazza, la gente non lo guarderà a prescindere. E quindi, se questo articolo va in vigore, noi rimarremo senza fare nulla. Cioè, cosa faremo poi? Se non potremo né fare video, né pubblicare niente sui social. Cioè, che cosa avremmo a fare internet in casa nostra se non ci serve a niente? Cioè, almeno WhatsApp spero non venga bloccato. Ma è probabile che anche quello è in mezzo. Quindi io vi invito a, diciamo, espandere questo hashtag Save Your Internet sia su tutti i social. Scrivete questo hashtag su tutti i social e firmate appunto la petizione che mi mette il link in descrizione. Questo è quanto. Io sono rimasto molto male perché comunque, diciamo, io ci tenevo al web, ci tengo ancora tuttora. Continuerò a fare video fino a quando questa legge non verrà messa in vigore, questo articolo, perché lo chiamo legge, vabbè. Avete capito più o meno. Continuerò a fare video, quindi voi vedrete contenuti e il giorno che verrà messo questo articolo, verrà in vigore questo articolo, vedremo se succederà il blocco totale di internet in tutta Europa. Perderò l'ennesimo canale. Sì, perché già ho perso il canale principale in precedenza. Poi anche questa legge, articolo, vabbè, avete capito. Quindi stiamo messi proprio bene, io soprattutto. Cioè, perderò ulteriori video. Quindi ricominciamo dall'inizio. Bravo, bravo colui che ha fatto questo articolo. Quindi firmate la petizione. E niente, questo è quanto sull'articolo 13. Quindi potremmo rischiare l'oscuramento di internet nel 90%. Almeno per quello che ho capito io. Speriamo che venga rivisto, che venga fatto in modo che ciò non accada. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Save your internet. E niente. Vada come vada.